Allora presento Paolo un attimo, così, un po' uno scherzo che gli ho preparato. E, Paolo lo conoscete tutti, astronomo ordinario a Trieste da tanti anni, di cui è stato anche direttore, e ha molteplici interessi scientifici. Il suo principale campo sono le stelle. Questo qui è ADS Lab, che fa statistica sulle vostre pubblicazioni. Ho scritto Molaro e è venuta fuori questa roba qui. I suoi interessi scientifici secondo il numero di paper, lo potete fare secondo il numero di citazioni, secondo il numero di download dei papers e così via. Quindi vedete, è un astronomo. Che cos'è, scusa? Un classificato. Cassade. E prendetelo così a livello di scherzo, però questo dà un'idea dei suoi interessi scientifici. È un astronomo stellare, però ha molti interessi anche su, vedete qua, le costanti fondamentali della fisica. Lui infatti è coinvolto in Espresso e anche su, come si chiama lo strumento per gli ET? IRES, diciamo. Che ha anche come main drivers lo studio delle costanti fisiche, sulla costanza delle costanti. Un altro modo di vedere i suoi interessi è questo. Queste sono le keywords dei suoi articoli, sono le parole più frequenti sui suoi articoli. A me piace molto, l'ho visto, mi sono subito innamorato di queste cose qua. E queste sono le sue collaborazioni. Capite subito che lui collabora molto con Bonifacio, con Pasquini c'è da qualche parte, con Vladilo e così via. Anche qua potete calibrarlo sulle citazioni, sul numero di articoli, sui download e così via. Tra i suoi vari interessi, cosa mi è molto piaciuta quando sono stato a Trieste, è quello che ci interessa anche di storia dell'astronomia, in senso lato. Ho scritto degli articoli, cosa avevi fatto, qualcosina di molto intrigante. Vabbè, adesso magari ne parlo. E una cosa estremamente originale, di cui parlerà oggi, su Galileo, l'aspetto fisico di Galileo, molto interessante, perché gli ho detto, vieni qua e parlaci di quello che vuoi tu, perché è inutile che ti metta io dei vicoli. A me piaceva molto questa storia sul ritratto di Galileo e lui ci parlerà di questa. Grazie Paolo. Grazie Massimo per questa simpatica presentazione. Magari mi lasci quelle cose così scopro con chi collaboro. Ah, sì, mi sono dimenticato una cosa importante che naturalmente mi aveva comandato Caterina. Sarà qui anche la settimana prossima. È tanto che non viene, per adesso viene due volte in un mese. Sì, non la viene due volte in un mese. Mi pare che sia il 13 novembre. Alla Cantinetta, Enoteca La Cantinetta a Libera, dove ci sarà una serata e lui parlerà di perché l'universo è il cielo e buio nell'ambito della settimana della luce. Ci saranno tre talk, uno qui di un fisico di Leone del Gizzi, mercoledì pomeriggio ci sarà un tè a Calda Energia, uno del Gizzi, del CNR di Pisa, che ci parlerà degli acceleratori della luce negli acceleratori. Poi uno ci è sarà lui. Paolo Molaro venerdì tra vini rossi e cedi neri, e poi si chiuderà in bellezza con spritz e stelle a Pedrocchi con Roberto Ragazzoni, un aperitivo della domenica 15. Benissimo. Ma scusate, ok, grazie. E il seminario è in inglese? Guarda, Daniela, io ti sparo. Ok, io l'avevo. Ok, tutte le slide sono in inglese. Anyway. Ok, grazie Massimo, un piacere per me essere qui a Padova di nuovo, in questa sala che vedo per la prima volta, Leoni di Leonida, che tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere.
Come diceva Massimo, i miei interessi sono scientifici, li avete visti, e l'interesse per la, diciamo, per la storia dell'astronomia è nata nel 2009 con l'anno dell'astronomia, in cui ho cominciato a studiare questo quadro di Ian Brueghel-Velder, e in cui abbiamo fatto, la nostra attenzione è stata attirata dai telescopi, ce ne due, non è uno solo, c'è questo in primo piano d'argento, e il quadro del 1617, e vedete che quel telescopio lì è completamente anomalo nella struttura, nella forma rispetto a tutti i telescopi del tempo, e tra l'altro noi abbiamo fatto delle considerazioni sulla base della lunghezza e dell'oculare, che si tratti di un telescopio a montatura kepleriana, quindi con due lenti convesse, cosa che ancora lo rende ancora più intrigante. E poi vedete, ci sono tanti strumenti scientifici in questo quadro di Ian Brueghel-Velder, le figure sono di Rubens, e c'è un altro quadro, un altro telescopio che è tenuto in mano dalla scimmietta, e in quegli anni siamo riusciti a mettere in collegamento il Alberto VII e la sua moglie Isabella, l'infanta di Spagna, prego. Non c'è un pointer, sì, sarebbe. Beh, diciamo collegamento con il telescopio fatto da probabilmente l'inventore del telescopio, Lippershey, no? E quindi è possibile che questo telescopio sia arrivato, fatto proprio dall'inventore, che ne ha fatti sei, tre coppie in realtà, e sia arrivato ad Alberto VII, che era, perché il telescopio è stato presentato a Maurice Dorans, e invece un telescopio probabilmente è stato portato dal nostro Spinola, che era comandante in capo delle forze armate di Spagna, ad Alberto VII, che era un appassionato di strumenti scientifici, insieme agli altri fratelli Rudolf e Maximilian. E vedete qui tutti questi, abbiamo fatto anche un articolo su questi tutti strumenti scientifici, che sono molto belli. E quindi c'era questo telescopio, poi abbiamo scoperto un altro quadro, che è il primo quadro dove viene dipinto un telescopio, intorno al 1611, e qui c'è sempre Alberto VII che guarda, probabilmente con lo stesso telescopio, fatto più bello dal gioielliere, guarda le sue proprietà. E insomma, in quegli anni, nel 1609, avevo passato tutta una serie di immagini, come potete immaginare, di fotografie, di tutte le immagini dell'epoca, finché mi sono imbattuto del tutto casualmente in questo... Grazie. In questo quadro. Aspetta, io vorrei spostarmi un po', se posso, così riesco a vedere lo schermo. Mi sono imbattuto in questo quadro, che era in vendita ad un'asta, in cui sono entrato del tutto casualmente. Grazie, ecco, se mi posso mettere qua. Ti ringrazio. Tutto funziona, sì. Che ho subito avuto proprio un'intuizione che possa essere, ho riconosciuto, diciamo, Galileo, e poi dopo vi lascio voi giudicare se è una possibilità o meno. E questo è stato, ecco, era classificato dall'asta come un gentiluomo di scuola italiana del XVII secolo, con un olio su tela delle dimensioni di 87x70 centimetri. È una cosa strana, ma ci sono molte cose strane su Galileo, che ho scoperto dopo. Una è per esempio la famosa mortadella del Denelli. Voi, come sapete, Denelli nel 33 prende l'eredità di Viviani, in cambio ha l'obbligo di costruire la tomba di Galileo in Santa Croce a Firenze, cosa che viene fatta nel 37, e poi passa tutta la vita a studiarsi la documentazione lasciata dal Viviani per scrivere quella che è una delle biografie, la prima biografia, diciamo, documentata
di Galileo Galilei, che pubblica solamente nel 1793, alla fine della sua vita, e tra l'altro è curioso che nella pubblicazione, vedete, mette pubblicata a Lusanna, quando in realtà è stata pubblicata a Firenze, che testimonia la paura che aveva anche Danelli, pensate, alla fine del XVIII secolo, ancora della Chiesa. E, però avevano abolito la pena di morte nelle grandi case toscane, quindi vabbè, lui ha aspettato, non si sa mai. Allora, l'episodio strano e pazzesco che lui racconta, tra l'altro, è che in una primavera del 1750 è andato a fare un picnic, ha preso della mortadella e è andato dal droghiere, e durante il picnic si è accorto che alcune panini in cui era avvolto il panino, la mortadella, erano in realtà delle lettere di Galileo, che poi lui dopo è riuscito a comprare dal macellaio, dal droghiere, e poi se le è tenute, e molte sono andate perse, però aveva delle casse di lettere che erano passate, vendute dagli eredi del Viviani, che usavano come carta da macero, così per tutti gli usi. E queste oggi sono queste lettere sopravvissute, poche sopravvissute, sono nelle opere nazionali di Galileo Galilei. Un'altra cosa strana riguarda Salusbury. Thomas Salusbury era un inglese di cui si sa pochissimo, che veniva in Italia e faceva delle traduzioni, era un fisico in realtà, e faceva delle traduzioni delle opere di Galileo e di altri testi scientifici. E nel 1661 incomincia a pubblicare quella che è la Collection and Translations, Mathematical Collection and Translation, in due volumi. In realtà è tutta una serie di libri. Nel primo volume, per esempio, ci sono i dialoghi, e questa è la prima versione, edizione inglese dei dialoghi. Tra l'altro Galileo ne era anche al corrente molti anni prima che veniva fatta, stando a una lettera di Favaro, che quando erano ancora banditi in Italia, poi c'era una lettera di Cristina, la lettera famosa di Galileo a Cristina di Lorena, c'erano testi di Keplero, di Foscardini e di altri, nella seconda parte vari testi, gran parte dedicati a Benedetto Castelli. Questo era il primo tomo, fatto in due volumi. Poi c'era un secondo tomo in cui, per esempio, veniva tradotto tutta il discorso sulle due nuove scienze di Galileo, e poi altri libri di Cartesio, di Tartaglia, eccetera. E questa è la prima parte. La seconda parte, oltre a dei testi di Torricelli, di Evangelista Torricelli, e al suo, un suo lavoro sull'acqua, sulla fisica della statica, dell'idraulica, diciamo, c'era anche questa Galileus Galileus His Life in Five Books. Ora, questo secondo tomo è stato completamente quasi distrutto dal grande incendio di Londra del 1666, e di questa prima parte esistono solo 7 volumi sopravvissuti, e questi sono dove si trovano questi libri. Probabilmente uno di questi a Cambridge, probabilmente è stato quello su cui Newton ha studiato i discorsi sulle due scienze per arrivare poi dopo ai Principia. Ma la cosa più incredibile è che la seconda parte, questa parte, esiste solo una copia. E come sappiamo che esiste una copia? Esiste perché viene citata in vari testi, intorno al 1749, e l'ultima volta viene citata da Drinkwater nel 1829. Dopodiché è stata cercata da Favaro, da tutti i letterati, per moltissimo tempo, non è mai stata trovata. E questa unica copia apparteneva alla biblioteca dei conti di Macclesfields, e questo era il loro castello. E una decina di anni fa, per aggiustare, perché mantenere un castello costa, non so se...
e hanno venduto tutta la biblioteca ed è stata la vendita più massiccia di libri scientifici mai avvenuta in Inghilterra. E nel 2006 uno storico americano, Nick Wilding, alla Sotheby's Auction ha trovato il libro. Ha trovato il libro, l'ha potuto vedere, leggere, ha preso l'aereo dall'America a Londra e il giorno dopo è andato, ha visto il libro, l'ha letto, ha fatto anche un articolo che si chiama Il Return of Macclesfield's, il ritorno di Thomas ha scritto questo libro che è qui però non ha potuto comprare il libro perché il libro è stato venduto al costo di 153.600 sterline. È un anonimo di cui quindi non sappiamo dove sia finito questo libro e non è possibile vederlo. Questa di Salisbury è la prima biografia di Galileo pubblicata in qualsiasi lingua. Quella di Viviani era scritta sì nel 1654, ma pubblicata solo nel 1717. Tra l'altro, quella di Viviani è molto stringata. Questa di Salisbury, che per fortuna non possiamo vedere, è una roba estremamente complessa. Qui sono cinque libri in cui conosciamo tutto l'indice, perché l'indice è riportato nella prima parte di che è sopravvissuto. Quindi questo è l'indice, ma non conosciamo il contenuto di tutti questi capitoli. Ci ritorneremo su questa cosa. Questa è una cosa un po' anche incredibile, no? Credo che un libro perduto per 200 anni poi viene ritrovato da pochi anni, eccetera. Ci torneremo fra un po' perché c'è una cosa in questo libro che ci interessa. Allora, non c'erano i telefonini da fare le copie, le fotografie? Non puoi. Cioè Wilding l'ha letto, ha avuto il tempo, ha preso delle note, delle annotazioni. Tra l'altro riporta che questa copia è piena di annotazioni, di correzioni, quindi è probabilmente una proof copy. Ed è quella la ragione, lui suggerisce, per cui si è salvata dall'incendio, cioè probabilmente era da qualche altra parte, non era presso l'editore a Londra dove sono stati bruciati tutti i libri. Tra l'altro Salisbury sparisce per lo stesso anno, non si sa se è morto nell'incendio, ma probabilmente prima. Quindi l'incendio è stato prima che il libro venisse distribuito. Esatto. Praticamente in stamperia. Era in stamperia probabilmente, anche l'altro probabilmente era già stato stampato, la prima parte, per cui c'erano qualche volumi che erano già stati distribuiti, questo era probabilmente lì, o forse non era stato ancora stampato, non lo sappiamo. Non si sa nulla di questo libro, non si sa nulla dell'autore, tra l'altro, di questo Thomas Salisbury. Ok, chiusa questa premessa, andiamo a vedere com'è Galileo. Ghirardini lo definisce come una persona d'aspetto grave, di statura piuttosto alta, membruto. Allora, ci ho messo molto a tradurre membruto. Daniela, non so come fare, vabbè, well limbed. Adesso devo farlo in italiano, il tuo. Vabbè. Allora, è ben quadrato di corpo, occhi vivaci, carnagione bianca e di pelo che pende al rossiccio. Questa è la descrizione. Il primo ritratto, la prima immagine che abbiamo di Galileo è questa. Cos'è questo? Questa è un'incisione fatta da Calendi viene riportata nella biografia di Eldenelli, nel frontespizio, quello alla fine del 1700. Lui scrive il Denelli, questa Effigy of Galileo, the age of 38, in realtà qui scrivono 40, quindi c'è, is in a small painting by Santi di Tito, e dice che questo era quello che lui aveva nella sua biblioteca privata, okay? E che l'ha fatto copiare da Calendi e l'ha messo come frontespizio. Ovviamente il telescopio, ecco, questo è stato probabilmente aggiunto da Calendi
quando ha fatto l'incisione, perché nel 1601 il telescopio non era stato ancora inventato. Questo, c'è stata molta anche fantasia su questa cosa, dicendo che ovviamente era già stato inventato prima, eccetera. L'originale di questo quadro è stato perduto, non si conosce. Non so se avete sentito qualche rumors, come si dice, l'anno scorso sembrava fosse stato ritrovato. Avevamo anche organizzato un convegno l'anno scorso, che era l'anniversario della nascita di Galileo a Firenze. Avevamo invitato anche Bignami, tutte le autorità, e poi questo antiquario di Firenze, due settimane prima dell'evento, sembra sia stato ricoverato in ospedale per un'operazione al cuore e ci ha negato il quadro, però poi dopo dall'ospedale è uscito dopo 2 o 3 giorni, quindi non lo so, abbiamo cancellato l'evento, è ancora tutto un mistero se questo quadro sia stato ritrovato o meno. Allora, poi un altro possibile ritratto di Galileo è questo. Questo è molto controverso. Questo è un quadro di Rubens, è un autoritratto con alcuni amici a Mantova, ed è uno dei primi quadri, molto grande questo quadro, è uno dei primi quadri di Rubens, adesso è al Museo di Colonia. Ecco qua le dimensioni, 1,5 metri, eccetera. Questo è Rubens, e di questo personaggio qui non si conosce l'identità, mentre questo è Lipsius, un filosofo neostoicista, quindi diciamo che raggruppa una serie di filosofi non aristotelici, questo quadro. Qui sono due studenti, c'è il fratello di Rubens, ed è stato suggerito che questo possa essere un ritratto di Galileo. Però questo è controverso. Il secondo, per ordine sempre di età, è questo quadro qui, che sta al Greenwich National, al Museo Marittimo, e non è né firmato né datato, e la data dovrebbe essere intorno al 1604, perché Galileo, qui è scritto con due L, e pare che Faia ha trovato che l'usanza di scrivere Galileo con due L fosse proprio in questo periodo. L'identificazione con Domenico Tintoretto, che è il figlio di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, il più famoso padre, viene dal fatto che dall'associazione di questo quadro con questa incisione, che questa incisione è fatta da Schiavoni nel 1820 in un libro di personaggi illustri italiani, e questa è un'illustrazione di Galileo, dove alla base qui c'è scritto Domenico Tintoretto dipinse, eccetera, Bettoni. Però anche questa attribuzione è fatta in questo modo, è stata un po' contestata da Mancini, eccetera, cioè non è sicura, perché i quadri non erano così, tutti documentati. No? Un'altra cosa simpatica su questo quadro, voglio riportarla, è stata fatta da un suggerimento da Alessandro Tosi, che quando hanno di fatto questo ritratto di Galileo, si siano in qualche modo ispirati ad Arcimboldo, al bibliotecario di Arcimboldo. Vedete la struttura molto simile della barba, dei capelli, eccetera, cosa che Galileo detestava, come sapete, e anzi l'ha scritto, perché nella terza lettera sulle macchie solari Galileo proprio se la prende con gli arcimboldisti. E quindi era una specie di autoironia questa associazione, di questo ritratto di Galileo ispirato ad Arcimboldo. Il successivo è questo ritratto che sta a Vienna, al Kunsthistorische di Vienna, che è attribuito a Nicola Furini, detto lo Sciamerone. E la datazione è intorno al 1612, quando Galileo era ad Arezzo. Allora, sulla data non ci dovrebbero essere problemi, e ve lo vediamo ora perché, mentre invece l'attribuzione, per esempio, è contestata dal museo, che lo attribuisce a Tiberio Titi, che è il figlio
di Santi di Tito, che era ovviamente figlio d'arte e si era dedicato alla ritrattistica. E sulla data non c'è dubbio, perché probabilmente, vedete, questo è l'altro, sul frontespizio del 1613, della storia e dimostrazioni sulle macchie solari, ripreso poi del 1623 nella pubblicazione del Saggiatore, e dove qui c'è scritto Villamena fecit, però non è chiaro se Villamena ha fatto anche questo del 1613, Ulino è leggermente diverso, però questo non è molto importante. Diciamo che dal nostro punto di vista è che quello di Furini ovviamente si sovrappone a questo, quindi è chiaro che l'engraving delle pubblicazioni è stato ricavato da questo quadro del Furini, quindi siamo intorno al 1612. Poi andiamo avanti, nel 1624 c'è questo quadro del Passignano, attribuito al Passignano, anche la data, cioè di questo quadro in realtà non sono riuscito a ricavare nessuna informazione documentale, perché è una collezione privata a Helsinki. Sembra sia fatto da Passignano. Passignano era un amico di Galileo, ha anche collaborato a fare delle osservazioni delle macchie solari intorno al 1612-1613, non solo, ma aveva anche elaborato, insieme al Cigoli, che vedremo fra un po', ma aveva elaborato anche una sua teoria, il Passignano, mentre osservava col telescopio le macchie solari, diceva che erano delle depressioni nel Sole che tra l'altro spiraleggiavano, cosa che Galileo, quando scrivendo al Cigoli, dice: guarda, spiegagli che il Sole durante la giornata ruota, e quello che da un giorno alla mattina da una parte poi va dall'altra parte, quindi lui vedeva le macchie che spiraleggiavano. Ed è questa la ragione per cui anzi Galileo non si serve delle osservazioni del Passignano per la sua storia, mentre invece usa quelle del Cigoli e insieme a quelle del Gabriello D'Adieli fatte a Bruxelles, in realtà riesce a dimostrare che comunque non c'è parallasse, quindi le macchie solari sono comunque corpi che stanno oltre la Luna. Vabbè, ecco, questo è il quadro attribuito a Passignano. Poi abbiamo i disegni di Ottavo Leoni, esistono tre originali, tre copie, probabilmente queste sì, sono datate e firmate, e sono state fatte da Ottavio Leoni, che era un regista del Papa, la corte papale, proprio quando Galileo è andato nel 1624 a visitare Urbano VIII, la famosa visita. E questo, ecco, da poco è stato scoperto anche questa terza copia, che sta qui proprio a Padova, no? Forse ne avete sicuramente sentito parlare, e poi è stato riprodotto in varie incisioni. C'è anche un ritratto del 1636 nella casa di Michelangelo Buonarroti, il figlio di Leonardo Buonarroti, nipote di Michelangelo Buonarroti, nella casa che Michelangelo aveva donato al nipote, nella stanza dove ci sono tutti diciamo, i letterati e gli scienziati. C'è anche il ritratto di Galileo, qui fatto da Cecco Bravo nel 1936, però questo non è un ritratto fatto dal vero, perché Galileo era già imprigionato ad Arcetri e non aveva il permesso per scendere giù in città. E vedete subito che questo quadro è stato ricavato anche questo dall'incisione, dal frontespizio della storia delle macchie solari. Quindi, e ovviamente hanno questo aspetto, era già ormai vecchio. Ecco, e poi ci sono i due famosi, più famosi quadri che abbiamo di Galileo del 1636 e del 1640 circa, fatte tutte e due da Justus Sustermans, che era il pittore ufficiale della famiglia Medici già dal 20. Questo quadro del 35, proprio l'icona, era stato commissionato da a Parigi per poi ritornare alla corte dei Medici più tardi, comprato da Ferdinando II. Una copia di questo è alla Royal Astronomical Society, di pittore sconosciuto a Londra. Quest'altro, fatto nel 1640, sempre da Sustermans,
che è a Palazzo Pitti, e qui Galileo era già cieco in realtà, quindi è stato, diciamo, non usciva probabilmente già quasi a una cecità molto, molto avanzata, c'ha diciamo il cannocchiale, l'anello dei lincei. E esistono varie copie di questo quadro, una famosa alla Oxford Radcliffe in Oxford, data portata dal Viviani nel 1661 ed è ancora là, e poi alla Pisa, alla Domus Galileana a Pisa e varie altre copie, tutte di autori sconosciuti. Allora vediamo, questo è tutto quello, tutte le immagini di Galileo note, sicure, e questo è il ritratto di cui vi vado a raccontare qualcosa. Allora, per farvi una carrellata, queste sono, diciamo, tutte le immagini che abbiamo di cui conosciamo l'identità di Galileo, e questo è il quadro in questione. Questo è un confronto con l'incisione del Calendi. Ho preso il contorno e le ho fatto la sovrapposizione, e vedete qui che la forma della testa, la distanza degli occhi, la distanza dalla fronte, dagli occhi, cioè tutte quelle caratteristiche che in realtà servono a identificare una persona, la somiglianza ve lascio giudicare a voi, però c'è una differenza nel naso. Qui soprattutto è molto più prolungato qui. Però sono quadri, non sono fotografie. L'altra è il confronto più stretto con il quadro del Tintoretto, e vedete che ci sono ovviamente delle differenze. Qui il naso è più cotto rispetto a Galileo, c'è la differenza del lobo qui, dell'orecchia, la forma dell'orecchia, però la parte alta riprende abbastanza la forma, c'è l'assenza di questo del nevo, famoso nevo di Galileo, che però potrebbe essere un Mischer nevus, così dice mia moglie che è dermatologa, che viene più tardi nella vita, e però ovviamente ci sono delle somiglianze anche nel colore proprio della pelle, dei capelli, e della barba, il tipo, la caratteristica della barba. E per esempio, se volete, gli occhi sono veramente di una somiglianza impressionante, se li sovrapponete, vediamo se riesce a fare il blink, eccolo. Addirittura la sopracciglia proprio si riprende completamente, proprio è una cosa, non riuscite a distinguere chi è uno, chi è l'altro. E, ok. Questa era l'analisi che ho fatto io, e recentemente ho interessato la cosa un professore della California University, Conrad Rudolph, del Department of History of Art, e Riverside, e lui ha già da 10 anni ha iniziato un progetto che si chiama Faces, in cui applica le tecniche della face recognition all'arte, con l'aiuto lì dell'informatico della sua università. E recentemente hanno ottenuto dei risultati sorprendenti. Per esempio, sono riusciti a dimostrare che un quadro che era attribuito di Anna Bolena non è Anna Bolena, mentre invece un altro quadro che era attribuito alla Jane Seymour, che è quella che prende il posto di Anna Bolena, diventa la terza moglie di Enrico VII. Grazie. Sì. E mi è piaciuto il titolo, Science Give Anna Bolena Her Head Back. No? E allora, tutto per dire, loro usano questa tecnica in cui si basa sostanzialmente sul principio del principal component analysis, trovano dei visi che è il face recognition delle caratteristiche principali, poi
diciamo, fanno la statistica, il training, su un campione di quadri di identità nota, e questo gli permette di stabilire la confidenza della, sia di un'identificazione che di una rejection, e queste sono le curve, no? Alla fine della, dell'identificazione della rejection, e diciamo, e poi dopo arrivano ad un, in qualche modo ad una conclusione, e con, confrontando una test image con una reference image, dove la test image a quel punto lì è l'identità è sconosciuta. E per esempio, per fare questo, loro hanno usato circa 271 ritratti di persone note, diciamo di autori noti, eccole qua. E sono tutti gli artisti del Rinascimento, e chiaramente questo si vale e si può applicare solo ad artisti rinascimentali, non successivamente, dove ovviamente l'interpretazione artistica diventa dominante. Tra l'altro, dove hanno molti autori, riescono talmente, sono veramente una tecnica talmente raffinata, che riescono talmente anche a introdurre un parametro che è legato alla sensibilità artistica di quel pittore. Cioè, se un pittore tende a fare orecchie grandi a tutti, ecco, loro riescono in qualche modo a introdurre questo bias all'interno. E poi, ecco, si basa su, diciamo, 22 caratteristiche visive che formano in genere il processo di identificazione, e 11 distanze antropometriche del viso, la distanza degli occhi e via via, e bla bla bla. E insomma, ecco, l'hanno fatto adesso a luglio, hanno pubblicato il risultato della prima analisi, da 10 anni di lavoro dietro questa cosa, e hanno trovato per esempio dei risultati. Ecco, questa ad esempio è la stessa persona fatta da due, sia da Botticelli che da Verrocchio, e questa è la stessa lady, la stessa donna, oppure per esempio questa qua, è veramente solo due lavori dello stesso, che riferiscono alla stessa persona. In genere sono non match, in questi casi ad esempio l'identificazione viene respinta, in altri casi sono dubbi, quando ovviamente la situazione è un po' incerta. Nel nostro mio caso, ecco, questo è il risultato. C'è un match tra, in questo caso, tra il Calendi e Galileo. In più, se lo volete vedere nelle curve di distribuzione, la curva blu è la curva che dà l'identificazione, e la curva rossa è quella che è la non identificazione. Vedete che questi sono l'identificazione dal punto di vista statistico, 0.725 è il top qui. Ecco, e quando viene fatto il confronto con il Calendi, con il loro metodo, la statistica va a 0.724, qui, ecco qui. Cioè, tutti i tre quadri più vicini in età, quello del Santi di Tito, adesso non mi funziona? Il Santi di Tito, il Tintoretto e il Furini cadono tutte qui vicino al picco di probabilità nell'identificazione. I Leoni e il Passignano, che sono un po' più avanti nell'età, sono nella zona di non decision. Quelli del Sustermans da vecchio sono respinti. E chiaramente noi sappiamo che è Galileo anche quello di Sustermans, no? Però il problema è che la loro tecnica è talmente sofisticata che 10 anni di invecchiamento alterano quello che è il cosiddetto vettore del facciale con cui viene fatto riferimento, che praticamente diventa una persona diversa. Quindi il fatto che non confermino l'identità di quelli di Sustermans, in realtà è perché c'è un age problem, cioè non si possono confrontare un ritratto da giovane con un ritratto da vecchio. E quindi questo è il, che almeno quando ho visto questi risultati, cioè, almeno ho detto, ma forse non era solo immaginazione quella che ho avuto. E per esempio c'è, cioè, una cosa che scrivono molto interessante, che se prendi i 5-6 ritratti di Newton, c'è molta più diversità nei ritratti di Newton che tra questi tre di Galileo, cioè questo anonimo e questi insieme a questi tre. Quindi il vettore, diciamo, dell'identificazione è molto più vicino.
Io ho anche tentato di fare questa cosa e l'ho fatta e diciamo, invece che fare il training su 271 ritratti che non avevo, ho usato il database di immagini fotografiche che viene normalmente usato per questa cosa, ho usato sempre il Gabor algorithm, che è questa cosa che scompone i visi in questa cosa demenziale, e facendo anche, calcolando anche diverse distanze, non solo, ci sono diversi modi per calcolare le distanze vettoriali tra, diciamo, il vettore che definisce un ritratto e l'altro, e diciamo che ho confermato, anche a me dava, che diciamo, questa tecnica di face recognition funziona e dà un risultato positivo. Tra l'altro l'ho fatto anche in maniera molto semplice, nell'Apple c'è un programma che è il face proprio recognition, con cui tu puoi organizzarti tutte le fotografie. Non so se l'avete usato, avete un amico, volete tutte le foto di questo amico del vostro database e lui ve la trova, e funziona anche con questo, l'ho provato. Allora, ecco, quando è venuto fuori il risultato di Anna Bolena, ho avuto anche una piccola nota nell'Economist, è uscito, però in Italia ancora nei giornali non è uscito ancora nulla, quindi chissà. Allora, cos'altro si può fare? Cosa ho fatto su questo quadro? Ho fatto la luce di Wood, sono andato nell'ufficio di mia moglie, fotografato, perché si usa in dermatologia la luce di Wood. E questa è l'immagine del quadro in luce di Wood, vedete ci sono alcuni distacchi, e quello che rivela è che c'è tutta un'altra mano e probabilmente anche un'estensione nella parte bassa. Queste sono pitture più recenti, cioè date in un secondo tempo, e c'è un'estensione forse di 25 cm nella parte bassa e anche qui nella parte diciamo sul bordo destro. Con la riflettografia infrarossa dà praticamente tutta, questi sono 1.7 micron, da circa da 1 a 2.2 micron in varie bande, questa è l'ottica, e si riesce a vedere un po', siccome i pigmenti sono trasparenti all'infrarosso, si riesce a vedere il disegno sottostante. Questa è un'analisi fatta all'Istituto Nazionale di Ottica a Firenze, questa è l'immagine a 1.75 micron ad esempio, che ecco qui il particolare, si vede che diciamo il disegno del volto è molto preciso, senza pentimenti, lo vedete, una mano molto esperta. Non abbiamo trovato, ovviamente cercavo firme o indicazioni, elementi che facessero confermassero un po' l'identità o il pittore, però non abbiamo trovato niente. Quello che abbiamo trovato è che c'erano appunto evidenza di altri di oggetti qui sottostanti sotto il braccio destro, che vengono fuori anche in X. Questo è anche una composite immagine X, vedete il bianco di piombo non è trasparente, per cui lo vedete molto chiaramente. Allora, l'immagine X rivela tre cose sostanzialmente: una diversa, un diverso colletto, e quindi è stato diciamo modificato, non si sa se dallo stesso pittore o c'è stato un pentimento. Rivela una cucitura qui di tutta la tela, quindi la tela è stata estesa per questa parte di 25 centimetri, e ci sono degli oggetti qui che non sono riuscito a identificare, vedete, sembrano dei roll, dei rotoli di carta, c'è addirittura anche un fiocchetto qui, questo è un fiocchetto, questo è un corpo rigido che non riesco a capire che cosa sia. Ecco, questa è la differenza di collo, questo addirittura veramente è tardo 1500, proprio alla fine del 1500, questo.
Ecco, questi sono i particolari degli oggetti che sono stati nascosti o comunque che non si vedono perché il quadro si è abbastanza deteriorato. Ecco. Che è un peccato perché sarebbe interessante per poter magari risalire all'identificazione del ritratto. Ovviamente c'è da chiedersi chi è il pittore, se fosse ovviamente Galileo, ci sono delle persone, ovviamente dei possibili candidati. Il primo, come vi dicevo, è Santi di Tito, però De Nelli, quando parla di uno small painting, e quindi sicuramente non è qui, perché non è il nostro caso, perché il nostro caso è un quadro di 70x80, quindi non credo possa essere definito uno small painting. E poi forse, chissà, è stato trovato a Firenze qualche anno fa. L'altra è Lodovico Cigoli, che è... Prego. La datazione, sì. È precisa la datazione? Qualche analisi sul canvas? No, non è stato fatto ancora nulla. La datazione in genere ha un 10% di errore, e quindi siccome sono passati 400 anni, ha un 40 anni di errore, che non ti dice molto. Per lui è giovane. Sembra, rispetto a? Rispetto agli ritratti successivi. Sì, esatto. Quindi diciamo anche questo... sembra essere più vecchio del ritratto, quindi questo è un altro argomento. Sicuramente la differenza di età porta a concludere che non si tratti di Santi di Tito, sì, è corretto. Il secondo è nel 90, no? Qui siamo proprio in quegli anni lì, se ha 25 anni potrebbero essere proprio o gli anni pisani o i primi anni di Padova, direi. L'altro possibile, ovviamente, è Lodovico Cigoli, che è l'amico di tutta la vita di Galileo, quello che diciamo ha dipinto la prima luna fisica nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. E dunque c'è una cosa che riguarda la Cigoli. Noi sappiamo che Cigoli era amico di Galileo quando era all'università, poi sappiamo alla fine, dopo il 1611, però non sappiamo, non c'è l'esistenza di un carteggio intermedio o se avevano mantenuto i rapporti. Una possibilità di sapere se avevano mantenuto rapporti riguarda la Luna. E qui apro una piccola parentesi sulla cosiddetta luce secondaria, in cui Galileo ne parla una volta nel Sidereus Nuncius, e ne parla e dice, quando introduce l'argomento della luce secondaria del Sidereus, che questo fatto, l'origine della luce secondaria, l'ha spiegata, l'ha clarificata e chiarita a alcuni amici intimi e da molto tempo. Perché la luce secondaria era una cosa molto controversa ai tempi di Galileo, e perché ovviamente Aristotele diceva che la Luna era perfetta e quindi non poteva ricevere la luce dalla Terra, anche riflessa. E quindi diciamo, dire che la luce secondaria era in realtà un prodotto della riflessione della luce terrestre era esattamente un'affermazione anti-aristotelica. E quindi Galileo se l'ha tenuta per sé per molti anni. Voi sapete che in realtà il primo che ha capito l'origine della luce secondaria è stato Leonardo, che l'ha scritto, l'ha disegnata anche, questi sono i suoi appunti, però sono appunti che nel suo libro secondo, che vengono pubblicati solo nel 1597. E qui è molto bello perché... proprio Leonardo, questo credo che sia l'intuizione di astronomica più importante di Leonardo. Chi ci è arrivato anche indipendentemente è Paolo Sarpi, che proprio nel pensiero 28
scritto prima che venissero pubblicati gli appunti di Leonardo da Vinci, scrive sulla possibile origine della luce secondaria. Ed è chiaro che quando Galileo viene qua e ne parla, diciamo, incontra Sarpi, diventano amici e non si sa bene, insomma, se Galileo sia arrivato in maniera autonoma alla spiegazione della luce secondaria oppure se l'ha presa da Sarpi. È possibile anche, insomma, i rapporti poi si sono guastati dopo la pubblicazione del Sidereus tra Sarpi e Galileo, è possibile che anche questa mancata menzione di Galileo nel Sidereus possa essere stata l'origine dei rapporti più freddi dopo tra i due. Questi sono i famosi acquerelli di Galileo, che sono conservati a Firenze alla Biblioteca Nazionale, e era già stato notato che qui c'è una rappresentazione di luce secondaria, nel senso che la parte oscura delle chiazze, no? Questo è l'oroscopo, sono i famosi. Questi acquerelli sono fatti di mano di Galileo e la prova è questa, che uno di questi mostra una congiunzione con una stella che è stata identificata con Zeta Libre. Questa è la posizione di 13, quando questo probabilmente 1610, scusate, quando questo è stato probabilmente fatto. Nel gennaio del 1610, diciamo prima della pubblicazione del Sidereus, nessuno aveva visto la Luna in questo modo. Quindi questo acquerello può averlo fatto solo Galileo, che sicuramente non andava in giro a mostrare le sue cose. Questa osservazione può essere fatta solo Galileo. E quindi gli acquerelli sono di mano sua. Recentemente ho interpretato questo, che è il primo acquerello della prima osservazione fatta da Galileo dalla sua casa qui, che mi dicono probabilmente essere quella in via Galileo Galilei, è fatta da là, e questo è l'acquerello che lui ha fatto con la prima osservazione, che è stata datata grazie alla posizione del terminatore il 30 novembre 1609. E cosa disegna qui Galileo? Disegna la luce secondaria, perché vedete che la Luna è messa in uno sfondo nero e ci sono due tonalità di scuro tra il cielo e la Luna. E l'unica ragione per cui c'è lo sfondo in questo acquerello è esattamente per evidenziare la tonalità, perché sennò altrimenti sarà solo per l'interesse del terminatore, non aveva interesse a mettere la Luna in uno sfondo scuro, che è una complicazione inutile. La ragione per cui c'è lo sfondo è esattamente per mostrare questa differenza, per mostrare la luce secondaria. E questa è la prima osservazione fatta da Galileo con il telescopio, che vuol dire che Galileo, la prima volta che ha guardato la Luna, voleva trovare evidenze, conferme per la luce secondaria. Questo è un inciso, quindi non vi voglio. E la luce secondaria non viene ripresa però nelle acque forti del Sidereus. E qui c'è. Ho avanzato qualche spiegazione, non si sa bene perché, nel Sidereus c'è tutta una descrizione della luce secondaria ed è probabile che Galileo abbia inserito la descrizione, anche se l'aveva scritta prima, solo all'ultimo momento, quando ormai le incisioni erano già fatte, le acque forti erano già fatte, e probabilmente non voleva ritardare la pubblicazione del Sidereus. Difatti ci sono tre punti nel Sidereus dove lui fa delle dichiarazioni copernicane, apertamente: uno è nell'introduzione, uno nelle conclusioni e uno nella parte della luce secondaria, dove proprio rimanda il problema al libro, al Systemate Mundi, che è il dialogo che lui aveva già in mente di scrivere nel Sidereus. E quindi questa è la ragione per cui nelle acque forti del Sidereus, la mia interpretazione, per cui nelle acque forti del Sidereus non c'è disegnata la luce secondaria, come invece negli acquerelli, che ovviamente sono stati usati come ispirazione per le acque forti del Sidereus. Che la cosa fosse controversa lo dimostra anche la lettera mandata da Wotton, che era il British Ambassador
a Venezia, che quando, proprio il marzo 13, il giorno dopo che il nunzio era stato pubblicato, dove oltre a notare tutte le scoperte che venivano descritte nel Siderius, dice alla fine "ed illuminated with the solar light by reflection from the body of the earth". Quindi la notizia più straordinaria per lui era quasi la descrizione della luce secondaria nel corpo. Ora, perché vi ho fatto tutto questo inciso? Perché il Cigoli ha fatto una serie di dipinti religiosi, questo del 1599, l'Adoration of a Shepherd, questo al Metropolitan di New York, e vedete qui che c'è la luna. Ed è stata lei, prova a suggerire, che la presenza della luna può essere un indicatore del rapporto tra il pittore e Galileo. Perché Galileo aveva già spiegato l'interpretazione della luna ad alcuni amici, ed è possibile quindi che Cigoli fosse tra questi amici, e quindi in ogni scena religiosa inseriva la luna. Guardate che non c'è nessun altro pittore che dipinge la luna quando fa scene della natività o della Sacra Famiglia. C'è solo Cigoli. Ed vedete che questo è un altro del 1602, qui, questo è a San Francesco di Pisa, e questo è un zoom della luce secondaria, diciamo, della luna, e questo è un terzo del 1607, questa è una bellissima deposizione che è alla Palazzo Pitti a Firenze, e vedete qui la luna di nuovo che compare nel bordo. Quindi, diciamo, è probabile che Cigoli abbia mantenuto i rapporti con Galileo per tutta la vita, che abbia avuto la spiegazione della luce secondaria da parte di Galileo. Ora, sappiamo anche che c'è un ritratto dato perduto di Cigoli. C'è una lettera di Luca Valerio Galileo del 1609, 4 aprile, in cui parla del loro amico comune Lodovico Cigoli, il quale "se mi avesse portato il ritratto di Vostra Signoria fatto da lui, come gli sa fare", eccetera, eccetera. E quindi esiste un ritratto fatto da Cigoli di Galileo, di cui non conosciamo la natura. Però, come diceva Arvio prima, nel 1609 probabilmente quel ritratto non può essere il nostro, l'anonimo, perché nel 1609 è troppo tardi, okay? C'è un problema di età, quindi non può essere questo. Io ho esteso questo suggerimento della Rives anche al Tintoretto. Guardate, c'è una Maddalena penitente del 1598 di Domenico Tintoretto che riporta la luna. Domenico Tintoretto è quello che dopo qualche anno dipingerà il ritratto del Greenwich, che è al Greenwich. Quindi, e inoltre c'è un'altra connessione tra la famiglia dei Tintoretto e Galileo, ed è la Vitella Marietta Robusti, che è una figlia di Robusti, anche lei pittrice, ma non solo pittrice, era anche cantante. È morta nel 90, quindi prima che Galileo venisse qua, però è interessante notare che lei era stata allieva di Zigrino, e Zigrino era il tutor, il maestro di musica del padre di Galileo. Quindi è possibile che ci sia veramente un'amicizia tra i due sia iniziata subito dopo, appena Galileo sia arrivato qui a Padova. Però ovviamente sono tutte congetture. Queste sono. Un altro è ovviamente Apollodoro da Norcia, che per esempio che ha fatto per esempio i ritratti di Pinelli, no? Che era tutti del circolo degli intellettuali di Galileo, era quello che aveva ospitato quando Galileo è venuto a Padova. Di nuovo, allora, ritorniamo a Salisbury, che vi avevo detto che c'era questa biografia di Salisbury che non conosciamo purtroppo, che non possiamo avere, però che l'ultima volta che viene citata da Drinkwater in una biografia di Galileo fatta nel 1830, questa.
Okay? E lui, che è andato nel castello di Macclesfields e ha avuto in mano l'unica copia, la biografia di Galileo, se l'è studiata per fare la sua biografia di Galileo. E si imbatte in questo passo che rimane talmente folgorato che non solo lo menziona, ma per paura di non essere creduto, lo trascrive letteralmente. Quindi abbiamo qui una pagina del libro che è stato venduto a 152.000 sterline, quindi vale circa 1.000 sterline che abbiamo per gratis. Qui, ecco, qui lui dice, allora, Salusbury in una posizione, un passaggio, descrive un ritratto di Galileo fatto da se stesso. Allora, he, cioè parla di Galileo, did not condemn the other inferior arts, for he had a good hand in sculpture and carving, che non sappiamo, but his particular care was to paint well. E poi va avanti, col telescopio ha dipinto la natura, eccetera, eccetera. E poi, alla fine, dice Galileo che non voleva avere la stessa fortuna, cioè di essere contemporaneo di Tiziano, ha fatto un così grande progresso in questa curiosa arte, cioè la pittura, che è diventato il suo stesso Buonarroti. E siccome non aveva altra copia, cioè soggetto degno della sua penna, della sua matita in questo caso, si è, diciamo, disegnato, che nel linguaggio dell'epoca ovviamente era, si può intendere, dipinto. Si è fatto un selfie. Sì, però non si disegnava in quegli anni, cioè il disegno era inteso come, cioè, è un'interpretazione. È difficile che dia questa enfasi per un disegnetto, credo. Ecco, cioè, va inteso come pittura, come ritratto. Ecco, questo è quello che riporta. Ora, cosa sappiamo di Galileo? Non so quanto tempo ha. Cosa sappiamo di Galileo? Siamo andati oltre? Insomma, esiste, cioè, i biografi convergono sul fatto che lui avesse una buona mano, fosse bravo, no? Per esempio, questo dei Viviani, lo potete leggere qui, lo dice. Dice che Galileo, se avesse potuto scegliere una professione da vecchio, avrebbe scelto la pittura. E voi sapete che lui era, per esempio, un musicista eccellente che gareggiava col padre quando suonava il liuto. Però la pittura era quella che, la cosa che lo interessava di più. Non solo, c'è un altro passo di Viviani in cui dice che Galileo era amico di Cigoli, di Bronzino, di Passignano, dell'Empoli, e che loro si rivolgevano a lui per avere aiuto, consigli nella composizione di un quadro, nella posizione, eccetera, eccetera, più di, invece di rivolgersi ad altri pittori. Questo è sempre nella biografia di Viviani. Ora, Galileo, tra l'altro, probabilmente studiava disegno, perché disegno faceva parte del corso di studi di medicina. E per la questione anatomica studiavano disegno. Non solo, ma penso che ho trovato qualche indicazione che ha anche insegnato prospettiva nell'Accademia dell'Arte del Disegno a Firenze, no? E nel 13 diventa membro dell'Accademia. Che non è detto che sia stato fatto meriti scientifici, perché l'Accademia del Disegno aveva anche un corso di scienze. Ma per esempio nel 16 aiuta la Gentileschi a diventare membro dell'Accademia, giovanissima, come sapete, la prima donna a diventarlo, eccetera. Quindi, diciamo, Galileo, quello che si può dire, aveva una certa sensibilità rinascimentale, cioè cresce in un ambiente rinascimentale. Questo è un pezzo di bravura, perché, come sapete, questi puntini bianchi non sono messi lì a caso. Lui, usando la distanza di questi puntini dal terminatore, calcola la distanza delle montagne lunari, che sono esattamente molto, molto vicine alla verità, alla realtà. E poi, per esempio, un altro pezzo di bravura sono le macchie solari, che sono dipinte correttamente e vengono usate ancora oggi per stabilire la variazione delle macchie solari da quel tempo ad oggi. E tra l'altro questa qui è fatta del 26 giugno del 1612, che è lo stesso
stesso giorno in cui Galileo scrive, o anzi finisce, manda via la famosa lettera sulla superiorità delle arti, della pittura e della scultura, che gli aveva chiesto Cigoli. E tra l'altro è molto interessante perché riprende, era un argomento molto dibattuto in quegli anni che Leonardo si era espresso, e Galileo esprime la superiorità della pittura con un argomento molto interessante, perché sostiene che la pittura è molto più distante dalla realtà, e quanto più distante dalla realtà ha più valore la pittura. E poi ecco, vabbè, è stato trovato Horst Bredekamp, ha trovato questi appunti fatti quando era molto giovane, vedete, 1584, sono appunti, sono disegnetti, diciamo, fatti a lato dei suoi quaderni, di notes, quindi non hanno nessuna diciamo, validità. Complessivamente abbiamo pochissime indicazioni, quindi, delle capacità pittoriche di Galileo, nonostante tutti i biografi lo sottolineino. E anche per esempio Milton, quando nel suo Paradiso perduto, parlando di Galileo, parla di un Tuscan artist. E tra l'altro Galileo è l'unico vivente contemporaneo che entra in questa opera, molto interessante. Vabbè, quindi diciamo, ecco, vi dico, la conclusione è che alla fine Drinkwater, dopo aver anche messo questa menzione al possibile autoritratto di Galileo, dice è molto probabile che Salusbury si sia sbagliato, no? Perché nessun altro ne fa menzione. Ecco. E io su questo non sono tanto d'accordo con Drinkwater, cioè vi ho mostrato tutti i quadri di Galileo ritratti, in realtà pochissimi sono stati ripresi nelle lettere o nelle prime biografie. Molti non sappiamo neanche chi è il pittore, non sappiamo la data, la provenienza, anche il frontespizio delle storie, non c'è molta documentazione come si usava in quegli anni. Ecco. Ora, quindi, diciamo, questo non è un argomento, cioè ovviamente non è un argomento a favore, però diciamo a favore dell'autoritratto, direi che è solamente, ci sono alcune piccole evidenze, diciamo elementi che possono pensare all'autoritratto. E l'età giovane, no? Quindi in quegli anni uno giovane normalmente non veniva dipinto o ritratto, solo le persone importanti, i nobili venivano ritratti, era una cosa molto ricercata la ritrattistica, quindi è difficilissimo trovare un giovane sconosciuto che viene ritratto. Inoltre, per esempio, il fatto che la tela sia stata attaccata, estesa con una cucitura banale, rivela che è un quadro che non viene probabilmente da una commissione. Difficilmente un artista fermato fa un quadro su una tela riattaccata, due pezzi di tela, che può, no, come risultato di una commissione di un quadro. E quindi niente, quindi questo è, e vi lascio a voi, e vi ringrazio per la pazienza, vi lascio questo intriguing domanda, e lui è Galileo o non è Galileo? Sì, io condivido, ecco, questo, perché, e diciamo che il quadro ha due mani, secondo me, il volto è veramente di qualità, cioè fatto da un pittore maturo, che quindi ecco, andrebbe contro il volto è fatto veramente di qualità, e lo rivela anche l'ultravioletto, l'infrarosso, eccetera. Il resto del corpo invece è quasi molto dozzinale, probabilmente fatto da un altro pittore, da un'altra mano, sì. No, ovviamente la qualità del quadro, cioè è la contraddizione che ho cercato di illustrare, cioè tutti i biografi dicono di queste qualità incredibili di pittoriche di Galileo, di cui però non abbiamo nessun riscontro. Questa è... Gli aiuti che facevano il corpo e il capo. Normalmente, sì. È possibile anche che le braccia siano
possibilità, ecco, che potrebbe interessante, ovviamente potrebbe portare all'identificazione del ritratto della persona, è rimettere in evidenza questa pittura sottostante nel caso dell'ipotesi che sia stata fatta per coprire qualcosa che rivelava l'identità di Galileo. In genere un po' quel colletto è precedente storicamente. Però Andrea, c'è un momento che non cambia sulla somiglianza, ma magari poi indirizzati sulla ricerca dell'autore. Credo che da non molto, però ormai fatta, il National Museum attribuisce ad Apollo d'Oro il ritratto precedentemente attribuito a Domenico Robusti. Cioè, sono abbastanza convinti che questa attribuzione a Francesco Apollo d'Oro sia... Sono in disaccordo col museo, assolutamente. Cioè, la transizione tra l'ovale, l'incisione fatta nel 1820 e il ritratto di Galileo è molto convincente. L'incisione, non mi ricordo chi l'aveva fatta, del 1820, c'è scritto che è stata ricavata da un quadro del Domenico Tintoretto. Quindi io non vedo come il National Maritime Museum possa cambiare quello che Favaro credo abbia trovato. Quindi, non so. Loro si rifanno quell'articolo che citavi. Sì, ma ho letto l'articolo, ma l'articolo dice semplicemente sulla base dello stile. Sulla base dello stile mi pare un argomento molto poco convincente. Sul fatto che Apollo d'Oro faceva tutti i ritratti delle persone importanti a Padova in quegli anni. Diciamo che Apollo d'Oro potrebbe essere, è un candidato per questo ritratto, per esempio. Ecco. Potrebbe essere. Prego? Sì, ma è molto, molto soggettivo, come sai. No, ma scusa. Paolo, chiederti, hai fatto qualche avanzamento della ricostruzione da dove viene fuori sto quadro? Ma la storia precedente. Allora, questo quadro, cioè ecco, scusate per ritornare, questa è l'identificazione. Io credo non ci siano dubbi che questo Galileo, questo Ingrevine è ricavato da questo. E questo lo dice chiaramente, che è stato fatto. Sì, però almeno questo è un elemento, come dire, documentato. Lo stile è una cosa... Cioè, nel senso, se no, lo stile può essere un argomento, però deve essere supportato da analisi X della pittura, chimiche, dei pigmenti, cioè deve avere anche qualche altro elemento. Quell'articolo di Mancini, sì, non, io l'ho letto, francamente non mi sembra su quella base di cambiare l'attribuzione. E, La storia del quadro... Come sapete, è a Trieste, no? Era un avvocato, cioè anziano di Trieste, che al momento avevano problemi di eredità, siccome non riusciva, era nella loro famiglia da tutto il Novecento, e siccome non sapevano, era come dire un intruso nella loro famiglia, non sapevano chi da dove venisse, hanno deciso di liberarsene. Quindi diciamo per tutto il Novecento è stato a Trieste e di prima non si sa. Cioè, proprio loro hanno deciso di liberarsene proprio perché non riuscivano a ricostruirne la storia. Paolo, quello che il fatto che il neo non appare in però a 40 anni circa aveva questo neo. Nel quadro precedente non ce l'aveva, mentre c'è quello che hai visto il fatto che non abbia il neo. Ma quando poi sono uscito sto neo, diciamo, sì, il fatto che non ci sia, non è una caratteristica proprio che
nota subito in un video. Sì, sì, ma è... può venire tardi, può venire sui 40 anni. Può essere sì, sì, giovane, non avesse tanto. Sì, sì. Vedi, c'è già però qui a 40 anni, ecco lì. Il fatto che 6 su 6 siano orientati nella stessa parte. Si vede che aveva un profilo, come Berlusconi si metteva, sì. C'era un profilo. Questo è a favore delle... dell'identificazione. Allora, non avevo mai pensato in questo modo, sì. C'è solo Ottavo Leoni che lo fa dall'altra parte, sì, sì. Va bene, grazie. Vabbè, Paolo. Sì. Grazie. Passata un'oretta.